Nature Concrete è un progetto che è stato pensato principalmente in digitale all'inizio e l'idea era proprio unire questa tecnologia a questa natura virtuale, spaziale, e quindi abbiamo ricreato appunto un mondo alieno che rappresentava per noi l'ideale del mondo abitabile, del mondo che andremo a cercare nel futuro. Quando il nostro sarà, non so, sarà un'altra cosa, magari sarà questo, e si troverà un cervo sperduto nello spazio, oppure sarà un futuro astratto, il futuro di Federica, o il passato di Tristano, oppure vivremo tutti nell'astronave di Giacomo. O qui dentro. Nature Concrete è questo parallelismo tra natura e tecnologia che stiamo vivendo tutti e che probabilmente vivremo sempre di più. Questa nostra astronave è piena di piante spaziali che sia l'alimentano sia la riprendono e la portano verso questa nuova terra, questo mondo che sogniamo tutti dove vivere. Quindi bisogna pensare alla tecnologia come strumento per uno sviluppo più sostenibile, ma soprattutto etico. È la plancia da dove si governa tutta l'astronave e da dove il nostro pilota ha portato questo strumento tecnologico verso lo spazio e ha viaggiato per secoli per trovare una nuova casa. La realtà virtuale è uno strumento incredibile perché mi permette di avere degli strumenti avanzati, diciamo li definiamo aumentati, quindi significa che io attraverso l'utilizzo di pochi tasti posso avere una tavolozza infinita. La sensazione più bella di quando si dipinge in realtà virtuale è la sensazione di creare, di generare materia. Cosa molto differente dalle altre arti. Invece qui io attraverso l'utilizzo di un semplice tasto posso creare materia digitale, quindi dare la sensazione di matericità, di solidità, della pennellata, io riesco comunque a darla. Ovviamente non è la stessa cosa, ma non significa che né che sia meglio né che sia peggio. È solamente un nuovo modo di percepire l'arte, quindi nessuno, io sono il primo che disegna ancora a matita o a spray, appunto, però nessuno deve, diciamo, pensare che la tecnologia rimpiazzi gli strumenti tradizionali a cui siamo abituati, è solamente un nuovo mezzo multimediale per favorire appunto gli artisti. Qui davanti a me stiamo cercando di capire come integrare tridimensionalmente il nostro pilota dell'astronave, che è un lui o una lei, e stiamo trovando il modo di ragionare in prospettiva con le angolature della struttura urbana su cui ci stiamo appoggiando per fargli letteralmente attraversare il muro, la parete. Siamo riusciti, direi alla grande, a sfruttare le forme e le geometrie di questo muro che sono la cosa che ci ha fatto innamorare a prima vista. Diciamo che non è una parete classica questa, ma è piena di geometrie, incavi, vasi che andremo a riempire poi con natura vera e quindi a dargli nuova vita.
nuova vita all'interno di questa vecchia e sgangherata astronave che viaggia nello spazio per trovare cosa nessuno lo sa, perché finisce con l'astrazione. Sembrava figo, eh?